Buonasera a tutti, sono Luigi Gallo della Commissione Cultura, Istruzione e Scienza, un docente che ha scelto una commissione per utilizzare le proprie competenze in Parlamento e lavorare sulle proprie competenze. Stasera io penso che dobbiamo innanzitutto cercare di raccontare parole di verità, perché noi tutti i giorni purtroppo siamo bombardati da tante chiacchiere, tanta propaganda e quindi rischiamo di non capire, siamo abbastanza confusi, non riusciamo a non capire bene cosa sta accadendo al paese e perché ci sono delle versioni così discordanti. Allora io parto da delle domande. Come mai, se il governo Renzi, il governo del PD ha investito 7 miliardi nel mondo della scuola, così dice, 7 miliardi nel mondo della scuola, noi quest'anno abbiamo iniziato la scuola, l'abbiamo vissuto, chi l'ha vissuto come studente, chi l'ha vissuto come genitore, chi come docente, e si è trovata di nuovo una scuola a pezzi. Ieri, solo ieri, in provincia di Agrigento è caduto un calcinaccio in testa ad un insegnante, che ha ferito un insegnante e uno studente. Come mai gli studenti si trovano a iniziare l'anno scolastico ad orario ridotto? Come mai ci sono ancora tanti supplenti e tanti docenti ancora devono iniziare l'anno scolastico su alcune discipline? Come mai ai genitori vengono ancora chiesti i soldi per la carta igienica e per la cancelleria? C'è qualcosa che non quadra. 7 miliardi non dovrebbe essere così. Così come 3,2 miliardi all'edilizia scolastica. Dovremmo avere scuole scintillanti. Allora il trucco è questo. Quando il governo mette a bilancio nel 2013 mezzo miliardo per l'edilizia scolastica, ad esempio, e ci mette delle regole così stringenti che quel mezzo miliardo nessuno lo utilizzerà mai, quando avanza quel mezzo miliardo e lo utilizza per l'anno successivo, il governo in 2 anni ha investito 1 miliardo, però ne ha spesi 0. Questo è il gioco molto becero di propaganda che viene fatto dal governo del PD, sia diciamo in termini all'edilizia scolastica, sia in termini diciamo dell'assunzione. Abbiamo sentito parlare nella scuola di 150.000 assunzioni, poi 100.000. Allora, i numeri ad oggi, dopo una vera e propria riforma che è stata la più contestata, dove è iniziato veramente il declino di questo governo, che è stata quella riforma della scuola, che io ho visto piangere docenti davanti alla Camera e al Senato per quello che stavano approvando con questa riforma, tutto per avere 1.000 assunzioni in più rispetto a quelle già programmate a legislazione vigente. Cioè questo governo ha partorito 1.000 assunzioni in più. Questi sono i dati che io attraverso un'interrogazione ho fatto in aula i calcoli con una calcolatrice e gli ho fatto vedere il numero al ministro, che d'altronde se i numeri sono oggettivi, almeno quelli sono rimasti oggettivi. Però il ministro proprio questa settimana, su Settimanale Oggi, si autovaluta, si dà 8 per questa riforma, però poi mette i comitati di valutazione in mano al dirigente scolastico nelle scuole, perché dice che i docenti devono essere valutati da questo super manager del dirigente scolastico. Allora io direi, iniziamo a autovalutare il ministro con delle lezioni libere, vediamo quanti voti prende questo ministro. Zero, secondo me. Inutile che si autovaluta. Noi ci troviamo in un momento in cui, come ho detto adesso nella presentazione, sono arrivate tante, a volte,
appellativi al Movimento 5 Stelle, gli incompetenti, gli alieni, ma in realtà io credo che ci sia tutto sommato paura da parte dei partiti e da alcuni mezzi di informazione. Paura del fatto che siano arrivati nelle istituzioni finalmente dei cittadini che vanno a erodere il potere che hanno avuto per sempre, da sempre queste persone, e il potere che hanno avuto sulle nostre vite. Stiamo dicendo: non vogliamo più che invadiate così le nostre vite in maniera ingiusta. E hanno paura perché siamo deputati e senatori della Repubblica che ci dimezziamo lo stipendio, lo mettiamo in un piccolo, in un fondo della piccola, un fondo della piccola e media impresa per fare microcredito, far partire nuove aziende e far ripartire le aziende che stanno in difficoltà, e ad oggi 400 aziende sono ripartite grazie ai nostri soldi, 13 milioni e mezzo fino adesso restituiti in un fondo per la piccola e media impresa, sono partiti con questo strumento che è iniziato adesso, da pochi mesi, da agosto, già 400 imprese e 8.000 sono le richieste. Quindi è un sistema che è uno strumento che funziona se ci sono tante richieste di soggetti che vogliono accedervi. E allora hanno paura che quando andremo al governo questa cosa la faremo anche sui loro stipendi, inizieremo anche i loro stipendi, abbatteremo i costi della politica seriamente e cancelleremo i loro privilegi. Perché oggi che succede? Nonostante il 99,99% del tessuto industriale del nostro paese è costituito dalle piccole e medie imprese, il 99,99% delle risorse di questo paese vanno alle grosse corporation, Impregilo, che fanno gli inceneritori, Acea, che si prende la nostra acqua, Ferrarelle, a cui diamo le nostre fonti per pochi spiccioli, loro ci fanno i guadagni molti milionari, miliardari. Queste sono le risorse del nostro paese, vanno a queste poche realtà, nonostante sia inversa, diciamo, la proporzione delle imprese che invece costituiscono il vero tessuto. Siamo noi che portiamo avanti la ricchezza del nostro paese con le nostre piccole e medie imprese. Allora noi un modello per la scuola l'abbiamo costruito in questi anni, l'abbiamo costruito, partivamo da un programma, ma abbiamo avviato un vero ascolto con diversi stati generali fatti in tutta Italia e abbiamo costruito un programma fatto in 7 priorità per ora, ma che si allargherà nei prossimi mesi. In 5 anni va fatto un programma di assunzione nella scuola di 300.000 lavoratori e non ci vogliono le risorse stratosferiche, perché oggi noi con gli stessi soldi della buona scuola avremmo fatto più assunzioni di Renzi, perché Renzi si è inventato questo grande progetto di svuotare una determinata graduatoria creando questo potenziamento, lì che sta sperperando dei soldi, mentre non risponde in realtà al fabbisogno reale. Cioè noi oggi abbiamo bisogno del docente di matematica, del docente di chimica, del docente di tecnologie, perché ci sono le supplenze annuali così, e il governo non fa queste assunzioni qua. Dice: io vi do il docente di geografia e vi fa informatica e matematica. Questo sta facendo, non sto dicendo una baggianata, è scritto così all'interno del, non state, sembra assurdo, ma è scritto così. Quindi noi avremmo assunto più persone con le stesse risorse. Secondo punto, l'edilizia scolastica è una priorità reale, però vanno investiti i soldi in ordine di priorità. Oggi il governo sta investendo le risorse per fare tinteggiatura ai muri della scuola, magari muri con le crepe.
le scuole belle, non so se avete sentito il progetto scuole belle. Quindi mezzo miliardo all'anno, quindi stesse risorse che si possono prendere dai fondi che il governo stanzia ma non utilizza, per mettere in sicurezza realmente le nostre scuole. Poi nel 2013 è stata approvata una norma a mia prima firma che istituisce un portale nazionale, una biblioteca nazionale virtuale con libri digitali gratuiti per le famiglie. È semplicemente un modello che esiste già in 200 scuole, noi l'abbiamo, si chiama Book in Progress per chi vuole andare a vederlo, noi l'abbiamo reso strumento nazionale. In queste 200 scuole dove già esiste questa realtà, sapete quando pagano le famiglie dei libri? Se il libro è digitale pagano 0 euro, se lo vogliono in forma cartacea pagano 3 euro. Allora questa forma l'abbiamo trasformata in una norma nazionale. Il governo che ha fatto? Ha fatto una commissione, ci ha messo dentro le case editrici e ha bloccato tutta la norma. Perché naturalmente le case editrici si vedono erodere i loro profitti dei libri che ogni anno rinnovano e costringono le famiglie a comprare nuovi anni. Ogni anno la scuola dovrebbe essere gratuita, le famiglie spendono 1000 euro all'anno per trasporto, libri, materiale didattico. Questa non è la scuola della Costituzione. La scuola della Costituzione dovrebbe garantire, almeno chi ha necessità, di avere un'istruzione gratuita. Fine delle classi pollaio, quindi mettere un tetto massimo di 20 alunni per classe e garantire una didattica efficace, perché se la scuola non è un parcheggio in una classe per gli alunni, ma è un'altra cosa, dovrebbe essere un'altra cosa. E mense bio a chilometro zero per garantire anche lo sviluppo economico del territorio e per garantire un'alimentazione sana. Noi siamo tanto attenti magari con i nostri figli, con l'alimentazione, vanno a scuola e c'è di tutto e di più, ma questo diciamo, anche questa, che già esiste una norma, ma che non prevede sanzioni, e non tutti purtroppo non tutti i dirigenti comunali ne sono a conoscenza e la applicano, così come è previsto dal testo Carrozza del 2013. Ultimo punto, fine al finanziamento delle scuole private e stanziamento dei soldi che attualmente vanno alle scuole private per un piano di investimento di asili dell'infanzia su tutto il paese. Questo è il programma scritto con progetti, idee e proposte depositate da leggi già nel Parlamento e che noi saremo pronti a fare quando i cittadini saranno pronti ad avere un governo 5 Stelle.